suona ancora la musica della Champions a Bergamo. Bergamo altissima. Se oggi in Europa ne parlano tutti, il merito è della sua squadra di calcio che in una gelida notte ucraina ha riscritto la storia del club e aggiornato quella della Champions. A pochi giorni dal Natale, il popolo bergamasco ha scartato il regalo più inatteso con feste e caroselli degni di uno scudetto. L'impresa di Kharkiv, questi ragazzi e il loro condottiero se la ricorderanno per tutta la vita, come ha detto il Papu. Più forte dello Shakhtar e degli assenti, più coraggiosa del previsto e mai in affanno. La campagna d'Europa dell'Atalanta ha completato un percorso e ne inizia uno nuovo, perché il segreto a Bergamo e dintorni è festeggiare il giusto e non fermarsi mai. Nasce da questi presupposti, misti a lavoro e sacrificio, il boom atalantino griffato per Cassi, che in queste ore di festa è più venerato di Santa Lucia. La fusione tra una società così solida e ben gestita e un allenatore che insegna calcio come Gasp produce una squadra che vince, diverte e segna a raffica, 45 gol in 21 partite con 12 giocatori diversi e senza mai piangersi addosso per le assenze, continua a proporre il miglior calcio d'Italia. Ecco perché l'Europa in queste ore applaude e celebra l'Atalanta e la sua città, Bergamo altissima. Per Sky Sport 24, Massimiliano Nebuloni.